Ciao di nuovo a tutti quanti, video acquisti di aprile prima parte. Vi faccio vedere un po' gli acquisti che ho fatto principalmente in vari negozi, tra cui Kiko, Colors and Beauty, Delle Montagne Jeunesse e varie ed eventuali. Allora, ho approfittato, vi faccio vedere, siccome non riesco a farvi vedere principalmente bene tutte le cose che vi mostro. Vi parlerò un attimo del prodotto a voce, dopo vi metterò delle foto che così vedrete meglio. Allora, ho approfittato dei mascara a 3,90 euro e ho preso della Kiko il 30 Days Extension, è quello quello notturno per allungare le ciglia, volevo provarlo. Quindi ha 8 ml e 36 mesi di PAO, però ve lo farò vedere meglio con le foto. E ve le farò vedere le foto, ve le farò per ogni marca, che così li vedete tutti insieme. Quindi questo l'ho preso da 7,90 euro a 3,90 euro e ho preso due matite che volevo, le ultime due, della Limited Edition, come si chiama? Boulevard Rock, e ho preso rispettivamente la 01 e la 06. Non vi preoccupate, vi faccio la foto dopo. Quindi sono matite belle lunghe da 1,6 g, adesso le vedete, pagate 5,90 con 36 mesi di PAO anche queste, e ho preso la 01 che è la bianca e la 06 che è la nera. Vedrete lo swatch, non le ho ancora provate e spero soprattutto per la bianco, non sarebbe proprio bianco bianco, ma per la panna che sia abbastanza scrivente e duratura. Se voi le avete provate, ditemi come vi ci siete trovate. Ho preso tre maschere per il viso alla Interspa Ramestre a 1 euro all'una, che costavano 1,70 euro, però mi hanno fatto 1 euro, non so perché. Perché la politica aziendale durante il Cosmoprof mi era piaciuta e quindi ero molto propensa a prendere dei prodotti proprio sborsando i miei soldi. Allora, ho preso tutte maschere che alla fine non sono di tessuto, quindi non le ho usate una volta. Secondo me, come quantità, posso usarle anche due volte. Infatti, sono tutte maschere, bene o male, da 15, una da 10 e un'altra da 20, quindi bene o male si possono fare anche due applicazioni senza problemi. Quindi ho preso la crema e miele antistress, vi farò la foto, state tranquille, state tranquille, state tranquille. Ho preso quindi dovrebbe essere Purple de Grenade, dovrebbe essere melograno. E questa è a succo di aloe vera. Quindi 1 euro all'una che si sommano alle altre tre che ho preso gratis quando passavate nello stand per IT davanti alla Montagne Jeunesse, e quindi le proverò, sono curiosa.
l'unico prodotto che bene o male non mi ricordo più di tanto il prezzo, ma so di averlo preso al discount Dico. È uno struccante occhi con biooligo, elementi marini, ceramidi vegetali, melograno e camomilla da 150 ml con 12 mesi di PAO. L'ho preso perché, come vedrete dall'inci, secondo me non è fatto male. Se invece è schifoso, ditemelo, perché io non sono molto pratica di inci, anche perché se ve lo metto non credo si veda. Devo cambiare le impostazioni della macchinetta fotografica e perderci un po' di tempo, quindi vi ho fatto le foto così risparmio zoom e non zoom, però mi pare tipo che, non so, sembra che dietro si muova, non che sia io a muovermi, ma vabbè, insomma, effetti ottici da come li vedo io in anteprima. Quindi questo della Decare lo proverò. Per ora ho usato per la prima volta l'olio di cocco e devo dire che Chiore83, vi lascio il video che ha fatto sull'applicazione dell'olio di cocco, è una bomba, secondo me è una bomba, non ho neanche messo contorno occhi, è veramente una bomba, staremo a vedere. Poi ho approfittato, sapete che era uscito il Too Style con i vari smalti della Debbie? Ecco, io ne ho presi 3 a 1 euro, regalato. Fate conto che io dopo ero andata in un negozio, visto che all'uno li pagate anche 3,90 euro o 4,90 euro, quindi affarone, insomma. Nel Carrefour a Porto Gruaro, dove ero andata, c'erano 4 colorazioni e una l'ho lasciata là perché era un giallino smorto, che fate conto un giallino albume, ma neanche, un poco più scuro, non mi piaceva per niente. Ho preso l'azzurrino, questo azzurrino che vedrete nella foto della boccetta e anche nella barra degli smalti, che tra parentesi me ne mancano 2 dopo finito, se non ho messa male, perché fate conto che io ne ho un altro già completato e questo è quasi completato e sono 48 unghie per poter applicare lo smalto, quindi sono veramente messa male per gli smalti, sì. Allora, l'azzurro è 180 a 1 euro, questo lillino borgogna che è il 212, però non vi preoccupate, vi metto tutte le foto dopo, state tranquille, e un viola molto particolare, che questo vorrei mettermelo per stasera, che è molto particolare. Questo è il 195, sono smalti con 36 mesi di PAO e 7,5 ml di prodotto. Ultima tappa, e così finisco la prima parte di prodotto, l'ho fatta dalla Colors Beauty, che una volta io ce l'avevo attaccato proprio a casa mia, ma chiuso il negozio. E siccome ha la parte di trucco e parrucco, più trucco, allora ho deciso di farci un salto. Non mi ricordo tantissimi prezzi, li ho? No, non li ho. Vada un po' a memoria, qua mi ricordo le matite, faccio fatica, il blush sì mi ricordo. Allora ho preso un blush in polvere con 18 mesi di PAO, 5 grammi di prodotto, la colorazione buona sapersi, no, non c'è scritto un beep, non c'è scritto, vediamo, magari è dentro, è un colore pescato. Il prodotto è, se mi apre il prodotto, allora esce fuori. A me è piaciuto moltissimo il packaging perché è quadrato, molto, molto elegante. Bisogna schiacciare per aprire ed è una sorta di rosato pescato, però così forse rende. Però vi faccio la foto, insomma, non vi preoccupate che a tutto si trova un problema, cioè a tutto si trova un problema, sì, è vero, ma a tutto si trova anche una soluzione, cioè.
Qua non si vede un Pfefferhausen perché sono bianca, però vi faccio, guardate, vi faccio già lo swatch che così è pronto, perché per queste, questi prodotti che ho preso proprio pochi giorni fa, non ho fatto le foto belle con una bella risoluzione, quindi adesso le farò. Questa l'ho pagata 7,90, 95, 02 Pesca si chiama. Vi faccio la foto, io insisto, mettemi a fuoco! No, quindi 02 Pesca, e ho preso due mattitoni che non sono amante dei mattitoni, però sono per le labbra, non ho preso per gli occhi perché ne ho veramente tante per gli occhi che ho lasciato stare. Però ho preso queste perché sono dei colori molto 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 particolari. Allora, ho preso un mattitone rossetto 02, vi farò anche la foto dell'inci con 36 mesi di PAO. Quanti grammi sei? Quanti grammi sei? Quanti grammi sei? Mi dici quanto è, ma non mi dice quanti grammi ha. Ai 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 ai, non buono se non dici quanti grammi hai. Io che voglio sapere tutto da te, non mi dici niente. Mi dici poco, ma non mi dici tutto. Sono rimasta colpita, l'ho preso perché ha l'olio di ricino al primo posto. Invece volevo prendere anche i correttori, però ho visto che hanno petrolato e paraffina liquida, quindi li ho proprio presi su e buttati giù, perché aveva di tutti i colori. Scusate, ma sto aprendo. Ok. Li aveva di tutti i colori, li aveva verdi, li aveva viola, li aveva tutti i beige possibili e immaginabili. E poi dopo ho preso anche lo 07. È inutile che vi faccia vedere, dopo con le foto lo capirete. Insomma, 07, 36 mesi di PAO, anche questo all'olio di ricino, ma non so dirvi la quantità, ahimè. Li ho presi perché sono molto pigmentati secondo me sulla mano e non troppo bavosi, per quello mi hanno convinto. E quindi adesso vi faccio vedere tutte le foto, insomma, guardate. Questi erano tutti gli acquisti che ho fatto per questa prima parte, insomma. Devo dire che sono rimasta molto male, questa è una mia considerazione, visto che vado a fare il corso, sono andata da OVS e questa chicca ve la lascio perché ve la devo lasciare assolutamente. Allora, se andate all'OVS di Gruaro, io non vi consiglio di prendere né i prodotti della Essence a 1 euro né i prodotti dell'Essence nello stand. Allora, io ho guardato se c'era lo stand, non c'era lo stand, ho detto, ma cos'è, uno dei pochi OVS che non ha Essence? Il fatto è che aveva lo stand, ma aveva di quegli stand neri dove magari mettono anche Shaka, quindi è tutto sconfusionato. Non hanno i prodotti nuovi, non hanno le limited edition e li hanno tutti là sparsi, sporchi. Proprio mi ha dato l'idea di sporco quel negozio, soprattutto nell'area della cosmetica, sporco da morire. E nella boccettona a 1 euro, quindi tutti i prodotti delle limited edition vecchie o prodotti che sono andati fuori produzione, c'erano perfino i Stay All Day, si chiamavano mi confondo sempre gli ombretti quelli in crema per la palpebra mobile. Ce n'erano due, uno senza tappo, e quindi appena mettevo il dito sono rimasta tutta inzozzata di questo prodotto, e ce n'era uno chiuso, però io ho agitato. Sentivate come se il prodotto era diventato secco e si era anche tolto dai bordi, proprio diventato più piccolo, e sentivi agitandolo, proprio tuc 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 tuc,
Si sentiva che andava a sbattere sulle pareti. Allora io mi domando, capisco vendere tutto quello che hai, ma non puoi vendere roba scaduta, roba che è andata male, roba che è sporca. Sono rimasta veramente, veramente molto, molto male. Questa era una mia considerazione che volevo darvi, insomma. Penso che chi abiterà a Milano non gliene può fregare niente, però non è una logica, insomma, non è fattibile una cosa del genere. Questo per dirvi, state attente ai vari negozi che vendono soprattutto Essence e di non cadere nella tentazione, ah sì, prendo un prodotto a 1 euro e poi dopo è una ciofeca perché è andato a male, o perché è sporco, o perché è stato insozzato da qualcuno che ha aperto i prodotti. Non, state attente veramente, quindi questo è il mio consiglio spassionato. Penso che pure voi lo sappiate, insomma, però nella foga molte volte ci si dimentica. Quindi vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!